Ciao, sono Davide, ho 29 anni e sono non vedente. Amo praticare il ciclismo su tandem e sono tornato da circa 3 mesi da un viaggio che mi ha visto pedalare con degli amici dall'Italia al Kazakistan per 12.000 km e per 8 mesi. E qui con me c'è il mio grande amico Matteo. Sì, io sono Matteo, faccio parte della Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi di Bologna e oggi sono qui per fare un giro in bici con Davide, sono la sua guida e adesso se per te va bene andiamo a fare una pedalatina, che ne dici? Andiamo pure, Andiamo. certo, andiamo. Pronto? Ci sono, quando vuoi. Il nostro viaggio in tandem è inserito all'interno di un progetto più ampio che si chiama Eye to Eye, che ha come obiettivo quello di promuovere lo sport accessibile anche ai disabili, in particolare a quelli visivi. Noi nel nostro viaggio abbiamo attraversato 13 paesi e in ogni città, in ogni grande città, abbiamo incontrato i comitati sportivi paralimpici locali, quindi ci siamo confrontati con i non vedenti del posto e ci siamo fatti raccontare come i disabili vivono e praticano sport nei vari paesi e noi abbiamo raccontato il nostro viaggio. Un viaggio che ci ha visto sulla strada, a contatto con le persone, con la natura e mi hanno accompagnato due persone diverse. La prima ha pedalato con me da Roma fino a Teheran, in Iran, da marzo a giugno. La seconda, un altro amico, ci ha raggiunti a Teheran e ha proseguito. L'idea era quella di raggiungere Pechino, poi purtroppo non abbiamo ottenuto il visto cinese per motivi burocratici e ci siamo fermati in Kazakistan. Abbiamo deciso di tornare indietro di circa 2.000 km dal Kazakistan e donare il tandem in Tagikistan, che è il paese più povero che abbiamo incontrato. Abbiamo donato questo tandem al comitato locale che vuole far partire il ciclismo come una delle varie attività sportive per non vedenti. Quindi speriamo di aver dato un primo impulso alla nascita del ciclismo su tandem anche in Asia centrale. Abbiamo in programma anche altri viaggi e altre attività in questo settore. E probabilmente il prossimo settembre partiremo per un altro viaggio in Africa dove doneremo un altro tandem e faremo altre esperienze simili. Il cieco non lo sa quali sono le difficoltà, perché il cieco viene No, deve avere non guida. sicurezza da parte della guida, quindi la guida deve superare le eventuali difficoltà che si trovano lungo il percorso affinché lui proprio non se ne accorga nemmeno. Lui non, glielo posso raccontare Sì. cosa è successo, che ostacolo abbiamo evitato, però lui potrebbe anche non saperlo. Come parlavamo prima, consentire a persone come Davide, ma non solo persone non vedenti o ipovedenti, ma persone con qualsiasi disabilità, di poter accedere allo sport insieme agli altri, non necessariamente con altre persone con disabilità, ma con amici e parenti. Sempre preferito che lo sport restasse un modo per divertirsi e non diventasse un obbligo, un dovere. Sappiamo bene che quando si parla di agonismo ci sono insomma, si dedica tantissimo tempo. Ho sempre preferito lasciare spazio ad altro nella mia vita. Io credo che ogni disabile che abbia imparato a convivere bene col proprio problema, diciamo, interiorizzato la consapevolezza che il compromesso è fondamentale, perché devi per forza accettare dei limiti, ma io credo che la disabilità siamo noi che possiamo crearcela o che possiamo togliercela, cioè siamo noi che decidiamo se il nostro problema è grande o piccolo.